Ok, ci siamo su Facebook, quasi su Instagram. Ok, eccoci. Ciao a tutti. Allora, oggi prepariamo insieme il pesto alla genovese con il basilico fresco di Pra, che io ho già lavato. Questo è il mazzetto che ho comprato, ne ho comprati altri due o tre. E niente, ora vi farò vedere come prepararlo non con il mortaio perché sarebbe troppo lungo, ma andiamo a vedere con il frullatorino. Comunque, per chi volesse cimentarsi, io ho anche mortaio e pestello, ma veramente facciamo notte, quindi non mi sembra il caso. Quindi, allora, vediamo come prepararlo in poche semplici mosse, facciamo molto veloce e vi farò vedere diciamo, come farlo restare verde, brillante e non nero, scuro. Quindi, allora, mi sono indicata il sale grosso, che è uno degli ingredienti segreti e principali per non far diventare il pesto ossidato, si dice nero. Quindi, allora, mettiamo prima di tutto le foglie di basilico che io ho già pulito e lavato e poi ho centrifugato per togliere l'acqua in eccesso. Quindi le andiamo a mettere nel frullatorino che frullerà diciamo a scatti proprio per non surriscaldare il composto. Adesso c'è mio marito che mi segue, ciao. Quindi, allora mettiamo qua, ne buttiamo parecchio giù. Ciao a tutti, ciao ciao ciao, ciao Cami, su Instagram c'è la mia amica Camilla che mi segue. Quindi, allora, io ho messo in due mazzetti interi di basilico. Ora bisogna vedere un attimo quanto più o meno sono grossi i mazzetti che trovate al supermercato oppure dall'ortofrutta, però più o meno vedete dovete riempire il frullatorino, ecco, in modo da avere diciamo un pesto molto, potete scegliere se farlo più cremoso o un po' più come diciamo un po' più grossolano, quindi meno fine, ecco. Quindi allora mettiamo il nostro basilico. Un bel giro d'olio, abbondo, perché qua ce ne vuole, non bisogna essere genovesi in questo caso qui. Poi sale grosso, una presa non eccessiva perché poi andremo ad aggiungere anche il grana padano che è abbastanza salato, quindi non esageriamo. E io inizio a dare una prima frullata. Ok, vedete il colore è rimasto verde brillante perché il sale mantiene il colore vivo del basilico. Poi aggiungo un bel pugno, anzi due facciamo, di pinoli, uno spicchio d'aglio, voi potete scegliere se metterlo. Allora, nel pesto ci vuole l'aglio, chiariamo questa cosa qua. Però sia per intolleranze, sia per una questione di non lo digerisco, mi rimane sullo stomaco, mi puzza l'alito e tutte queste cose qua, potete decidere di ometterlo. Esiste anche il pesto senza aglio, a me piace, quindi a volte ne metto anche due spicchi, oggi ne mettiamo solo uno. Quindi mettiamo pinoli, aglio, ci diamo ancora un bel giro d'olio. Ora lo sposto, ok. E diamo un'altra bella frullata. Si vede un po' sfocato? Come mi vedi, Antonella? Meglio, guarda, lo vedi il pesto? Questo è il gatto che vuole uscire. Allora, frulliamo ancora un po' perché lo faccio venire un po' più fine, un po' più omogeneo. Ecco, il risultato è questo. Considerate che ora manca il parmigiano, il grana padano, scegliete voi quello che avete a disposizione. Io ora lo trasferisco in una ciotola, così poi grato il parmigiano e
do ancora un giro d'olio e lo unisco al pesto. Allora, quindi ci siamo di nuovo? Si blocca? Ci siamo? Mi dite se ci siamo su Facebook. Ciao Vanna, mi vedi? O si blocca comunque? Mi dice che ha problemi la linea. Voi qua ci siete? Sì, Dogo spacca tutto, sta spaccando tutto lui. Ecco qua. Quindi, Dogo basta. Pronti. Ho trasferito. Non benissimo, Antonella, immagino, perché è la connessione. Secondo me, siccome ho messo il telefonino sull'altro, su Instagram, allora non so se mi regge tutte le connessioni. Ciao Ugo, te lo porto la prossima volta, appena arrivo te lo porto giù, volentieri. Allora, quindi, adesso gratto il formaggio che andrò ad unire al pestato di basilico, pinoli, aglio, olio e cosa ho messo? Sale grosso. Quindi io lo gratto a mano, però voi potete già prendere le confezioni di parmigiano o grana padano già grattugiato. Mi raccomando, scegliete un parmigiano o un grana padano più stagionato, in questo modo quando andrete ad unire il pesto alla pasta calda non si scioglierà e non darà quell'effetto di colla che si vede quando il formaggio fila, ecco. Il pesto deve rimanere il più cremoso possibile. Quindi, allora, grattatene un po'. Io adesso nel frattempo aggiungo questo, ne gratto ancora un pochettino. Ciao Mo! Quindi, ogni tanto si vede male, ogni tanto si blocca, immagino, perché è la colpa della connessione, perché ho troppe cose attaccate. E poi la connessione oggi è un po' lenta, devo essere sincera. Bene, quindi, allora, ho grattato il formaggio, unisco il formaggio grattugiato, ancora un giro d'olio perché con l'olio oggi non si risparmia. Ed eccolo qua. Il nostro pesto genovese. Pronto da usare per condire paste oppure da mangiare su crostini, sul pane. Se Davide lo trovasse così adesso, arriva col pane, col panino, con un pezzo di focaccia e se lo mangia tutto. Comunque il colore è questo, un verde brillante, perfetto. È il colore che deve avere. Grazie al sale grosso che mantiene inalterate le proprietà del basilico e il colore. Quindi, allora Vanna, per non farlo diventare nero, quando vai a frullare le foglie di basilico, unisci un po' di sale grosso subito, proprio all'inizio, quando vai a frullare, a dare la prima frullata. In questo modo il sale grosso mantiene le proprietà nutritive, quindi il colore del basilico, e quindi non ti si annerisce, rimane questo bel colore qua. Poi, se si vuole avere un pesto ancora più chiaro, bisogna frullarlo di più, però a scatti, nel senso che non devi mantenere tanto il frullatore acceso, che se no le lame si scaldano e quello lo rendono nero. Però diciamo che questo è il colore, questo qua che ho fatto io, che l'ho lasciato un po' più grosso, non è proprio frullato, non è un omogenizzato, ecco, si sente ancora le foglie del basilico e si sentono ancora i pinoli. Quindi questo è, diciamo, il pesto, quello vecchio fatto in casa. Poi se si vuole fare, dicevo, se si vuole ottenere un pesto un po' più cremoso, un po' più omogeneo, potete frullarlo di più e aggiungere, dalle nostre parti si aggiunge un po' di prescinzoa o di latte.
Io, essendo ho mia nonna di Sestriponente, i miei nonni di Sestriponente, che guai ad aggiungere latte, guai ad aggiungere pecin soia, quindi sono molto fedele alla ricetta regionale, quindi solo pesto, cioè basilico, aglio, pinoli, grana padano, un po' di pecorino che io oggi non ho aggiunto perché non ho, però potete ometterlo, in teoria ci va, ma si può anche omettere, e olio, tanto olio. L'olio lo rende cremoso. Gli dà il buon gusto, mi raccomando, olio ligure, questo assolutamente ve lo consiglio. E niente, quindi avete qua il pesto, potete usarlo subito, potete congelarlo, quindi metterlo nelle monodosi e magari nei ghiaccetti, quelli da fare il ghiaccio per l'acqua, quindi quando serve tirarlo fuori e metterlo subito dentro una ciotola, scolare la pasta e mano a mano si scioglie senza scongelarlo prima. Niente, io ora vado perché c'è il gatto che è matto e mi tira giù la casa, quindi devo andare. E se volete comunque leggere la ricetta, le dosi e tutto, lo trovate sul blog che ho lasciato il link in alto. Invece su Instagram trovate la ricetta cliccando sul mio profilo e andando sul link blu. Digitate nella lente di ingrandimento pesto genovese e lo trovate. Vi saluto, ciao ciao, oggi super tecnologica. Ciao Elisa, se vuoi passare di qua te ne lascio una coppetta, guarda, basta che suoni. Tanto ce n'ho a iosa, guarda, ce n'ho ancora da fare questo, quindi. Ciao ciao, buon pomeriggio!